innanzitutto complimenti per tutto quello che fai di lavoro, uno per uno, ok. Che primo maggio è? No, il primo maggio, ma non lo so, stiamo a metà del primo maggio, a mezzo maggio stiamo. Ma io mi sto divertendo, ma sai, non mi devo divertire solo io, l'importante è che si divertono a casa, che si diverte la piazza, però non solo il divertimento, va bene la festa, però poi l'informazione, le storie, un sacco di cose che secondo me questo primo maggio rappresentano. Bisogna raccontarle. Sanno, almeno a livello di cast si è cercato di non prendere grandissimi nomi, però di base i musicisti che ci sono hanno tutti una buona base cantautoriale e un buon successo radicato. Cosa ne pensi? È una scelta giusta? Penso che è una scelta dettata dalla sobrietà che abbiamo deciso di mettere in questa manifestazione, perché se c'è un momento di crisi è giusto pure fare una manifestazione che sia in linea con quello che è il momento. Quindi il primo maggio consente una cosa straordinaria, di portare in prima serata nella TV generalista cantanti che altrimenti non ci andrebbero mai, storie. Noi leggeremo Calvino alle 10 di sera, in quale altra trasmissione si riesce a fare? Da nessuna parte. Quindi se riusciamo, senza necessariamente avere qui i Pink Floyd, raccontare delle storie alzando l'asticella del livello culturale, delle cose che si fanno, perlomeno questo è il mio approccio alla manifestazione, è quello che, insomma, che io ho chiesto come condizione per condurla, perché io non faccio né il conduttore né il conducente, per cui... So che sei abbastanza schivo, però anche per te insomma è un ottimo riconoscimento, una bella opportunità quella che ti è stata concessa di presentare un concerto così importante poi a Roma. Sì, sì, ma infatti, oh, guarda, sono lusingato più che altro perché quelli che l'hanno fatto prima di me, attori, registi che io stimo, Sergio Castellitto, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria, Claudio Amendola, Neri Marco Re, no? E quindi sono molto felice di essere considerato uno che ha la serietà e per poter condurre una manifestazione così. Ragazzo giovane che dopo tanto lavoro comincia a raccogliere, cosa ti senti di dire a questi ragazzi? No, guarda, io quando da ragazzino vedevo uno di 40 anni e mi dava i consigli e mi stranivo un po'. Io non sto ancora nella fase in cui i consigli li prendo. L'unica cosa che posso dire è quello che ho fatto io. Ho cercato di seguire, di far diventare una mia passione un lavoro con grande onestà, senza cercare scorciatoie. Non c'ho tanti grazie da dire. Lo sto facendo con il mio lavoro, ma è un percorso che in realtà non finisce mai. Infatti sei un ottimo esempio, grazie. Grazie a voi, ciao.